fratelli e delle consorelle, per procedere alla rivotazione dei membri del nuovo Consiglio della Confraternita di San Giuseppe. Dallo scrutinio delle schede contenenti i voti validi, vengono attribuiti voti di preferenza ai sottelencati, candidati al Consiglio della Confraternita: di Toma Raffaello, la Mesta Fabrizio, Mangialardo Roberto Carlo, Santo Vito Giuseppe, Cormio Alessandro, Petruzzelli Giuseppe, Palumbo Giacomo, Boccasile Tommaso, Anastasia Antonio, De Palma Teresa, Manatrizio Giuseppe. Il 28 del mese di novembre si è riunito il nuovo Consiglio della Confraternita per le votazioni del nuovo direttivo del triennio 2020-2022. Sono presenti Don Francesco Lanotte, Anastasia Antonio, Boccasile Tommaso, Cormio Alessandro, De Palma Teresa, Di Toma Raffaello, La Mesta Fabrizio, Manatrizio Giuseppe, Palumbo Giacomo, Petruzzelli Giuseppe e Santo Vito Giuseppe. Dall'operazione di voto l'esito è il seguente. Priore, Di Toma Raffaello, segretario, Cormio Alessandro, vice priore, Manatrizio Giuseppe, cassiere ordinario, Santo Vito Giuseppe, cassiere speciale, Palumbo Giacomo, revisore dei conti, Guacci Francesco, Tolibano Rosita e Tortosa Savino, confratelli di saggezza, Manna Vittoria e Lestigi Stefano. Il padre spirituale ringrazia tutti per l'impegno che ognuno porterà alla confraternita ed augura ai miei eletti un buon lavoro. Mi rivolgo a voi, fratelli e sorelle dell'amministrazione della confraternita di San Giuseppe. Accettate l'incarico di amministratori della confraternita? Fratelli carissimi, vi invito a rinnovare l'impegno di fede assunto nel battesimo e ad adempiere davanti alla Chiesa la vostra volontà di esercitare le opere di misericordia spirituale e corporale per il bene dei fratelli. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Risponde solo l'amministrazione. Ci sembra strano noi perché lo diciamo sempre come quando la domenica, però oggi funziona per loro un po' di più. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna? Questa è la parte che riguarda il più diretto impegno nella confraternita. Farò a voi tre domande che iniziano con volete e voi vi risponderete lo voglio. Volete rendere operosa la vostra adesione alla fede del battesimo che avete rinnovato consapevolmente con l'impegno della preghiera al decoro del culto pubblico della Chiesa e all'esercizio della carità generosa e operosa? Volete tendere con generosità e fermezza al perfetto amore verso Dio e verso il prossimo, seguendo fedelmente il Vangelo per il rispetto e l'elevazione dei valori dell'uomo e osservando lo statuto della confraternita? Volete dare pronta adesione al Magistero del Sommo Pontefice e dei Pastori della Chiesa ed attiva disponibilità di partecipazione agli impegni di evangelizzazione e alla collaborazione generosa per la crescita della nostra Chiesa locale in fidale comunione con il nostro Vescovo? Fratelli carissimi, illuminati dalla fiamma del cielo pasquale, segno di Cristo, luce del mondo, chiediamo a Dio di infondere nei nostri cuori lo
per giungere alla pienezza della sua gloria. Non erano i fuochi antici. Preghiamo. O Signore, porgi il tuo celeste aiuto ai tuoi servi, affinché con tutto il cuore ti cerchino e possano ottenere quanto con fede oggi ti chiedono. Per Cristo nostro Signore. Possiamo spegnere la candela. Da oggi inizia, non soltanto praticamente perché è già iniziato, magari, ma anche ufficialmente il vostro servizio. Un pensiero di gratitudine a Fabrizio e alla passata amministrazione, e a Leo e ai collaboratori della nuova amministrazione, un augurio che da tutta la nostra comunità giunge a noi. Carissimi Don Francesco Ranotte, Don Francesco Mastulli, Diacono Vincenzo, confratelli, consorelle e amici tutti, accettare questo compito, pregno sicuramente di tanti oneri, ma anche di molte soddisfazioni, per me è stato motivo di grande gioia, non per l'incarico in sé, ma per la stima che voi tutti mi avete dimostrato. Compito di una confraternita è portare la fraternità in ogni angolo della società, un segno per dimostrare che la Chiesa è una casa, una famiglia, un luogo di accoglienza e di amore, in cui tutti, specialmente i poveri e gli emarginati, si sentano parte e non siano mai esclusi o respinti. Bisogna costruire insieme, fare ogni cosa insieme, non da soli. Durante un'omelia, Don Francesco Mastulli menziona un proverbio africano: chi corre da solo arriva primo, mentre chi corre insieme arriva lontano. Ognuno di noi ha un tesoro dentro che, se non condiviso con gli altri, rimane fine a se stesso. La strada si percorre con Dio e non con Dio. Una parola che mi viene in mente per affrontare la vita quotidiana è incrociare. Incrociare è una parola chiave per vivere intensamente e senza finzioni la nostra vita cristiana. Incrociare la storia, le persone che la abitano, la vivono, la soffrono, incrociare gli sguardi, soprattutto quelli che abitualmente e ostinatamente evitiamo, incrociare le situazioni che ci passano davanti, ci sfiorano e ci provocano, i frammenti di vita segnati dal dolore e dalla stanchezza. Lasciarsi incrociare dagli uomini e dalle donne, non avendo paura di incrociare, e lasciarci incrociare dall'uomo che passa, ci guarda, ci chiama. Approfitto di questa possibilità per fare con voi alcune considerazioni. La confraternita ha finalità religiose e di fratellanza, di aiuto e rispetto reciproco. Vorrei che questi concetti non fossero mai dimenticati, anzi, tutti insieme, chi ne fa parte e chi ne vorrà far parte, dobbiamo adoperarci perché questi principi si realizzino. L'attaccamento alla confraternita, per quel che mi riguarda, è datato nel tempo ed è crescente. Gli anni passano e rapidamente l'impegno di tutti deve guardare al passato per la memoria, quale bagaglio culturale di tradizioni ed orientato al futuro, perché ai ragazzi e giovani bisogna trasmettere l'entusiasmo e l'orgoglio di far parte della confraternita. Grato della fiducia che mi avete dimostrato, Mi auguro di poter condividere questo cammino di fede insieme, passo dopo passo, fidando nella protezione del nostro patrono San Giuseppe. O Padre, che ci nutri di un unico pane e ci unisci in un solo corpo, fa che non siamo mai separati dall'amore di Cristo, e sull'esempio di San Ciro possiamo vincere ogni prova, nella fede del tuo Figlio che ci ha amati e dato la sua vita per noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Chinati il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Ciro, compatrono della nostra comunità, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ci ha manifestato in San Ciro la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo che in San Ciro ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Siate testimoni della tenerezza e dell'amore di Dio, nel suo nome andate in pace. Così come la tradizione, chi vuole venerare la reliquia si può avvicinare ai piedi dell'altare. Facciamo avvicinare prima i confratelli e le consorelle e poi tutti quanti.